Nella notte tra il 27 aprile e il 28 aprile 2021, la luna è diventata gigantesca e si è tinta di rosa. Ah no? Non è né rosa né super? Esatto, non è né super né rosa, ma evidentemente da qualche parte dovranno pur derivare super e rosa. Ci vediamo subito dopo la sigla per cercare di dare una spiegazione a super e rosa. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo di Superluna Rosa. Tutti i TG ne hanno parlato, tutti i telegiornali, ma ogni volta che viene scritto Superluna Rosa o viene detto ad alta voce, un astrofisico o un astronomo muore nel mondo. Quindi, no, la Luna non diventa né super né tantomeno rosa. Ma in super forse qualcosa di vero c'è, in rosa zero, ma ci arriviamo tra un secondo. Cerchiamo di capire prima l'aggettivo super a cosa è dovuto. La Luna compie intorno alla Terra un moto di rivoluzione. Questo moto di rivoluzione attorno alla Terra segue un'orbita ellittica, proprio come la Terra orbita intorno al Sole seguendo un'orbita ellittica. Non tutti i punti sono equidistanti, quindi qualche volta la Luna è più vicina e qualche volta la Luna è più distante. Il punto di massima distanza si chiama apogeo, mentre il punto di minima distanza è il perigeo. Quindi la Luna in alcuni momenti del suo moto di rivoluzione si trova più vicino alla Terra. Ovviamente, se la Luna è più vicina, dovrebbe risultare apparentemente più grande. E da qui potrebbe derivare super. Sì, da qui deriva super. In alcuni periodi del suo moto di rivoluzione la Luna si trova più vicina alla Terra. Ma la superluna avviene quando è sì più vicina, ma è in concomitanza con o una luna nuova o una luna piena. Il termine superluna però non è dovuto a un fatto astronomico. Il nome tecnico è Segizia perigea. Che cosa significa? Segizia è quando Sole, Terra e Luna si trovano sulla stessa linea e quindi c'è o luna nuova o luna piena. Perigea significa che è non solo luna nuova o luna piena, ma è anche più vicina la Luna alla Terra. Il termine superluna fu coniato da un astrologo, quindi che non ha niente a che fare con astrofisica o astronomia. Quindi effettivamente la Luna risulta leggermente più grande, ma quanto più grande? Circa dell'11%. Quindi non una sostanziale differenza tra la Luna normale e la Luna di perigeo. Il perigeo dista dalla Terra circa 362.000 km. Ma questa distanza è una distanza media. Può capitare in alcuni momenti che il perigeo sia leggermente più vicino. Il perigeo varia tra 356.000 e 376.000 km. La sostanziale differenza che possiamo notare nel cielo è la differenza tra la Luna di perigeo, la Luna piena di perigeo, quindi quando è più vicina, e la Luna di apogeo, che è anche chiamata microluna, perché la Luna è molto più distante dalla Terra e quindi si vede più piccola. Quella sì che è una sostanziale differenza. Abbiamo capito da dove deriva il termine super, che non è un termine tecnico, e adesso vediamo perché rosa. Non so voi, ma io la Luna l'ho sempre vista grigia, bianca, qualche volta rossa in rare occasioni, per esempio quelle delle eclissi, o al sorgere, o al calare della Luna. Ma rosa non l'ho proprio mai vista. Perché allora si chiama rosa? In realtà il termine non ha niente a che fare con la colorazione che la Luna assume la notte. Il termine deriva da un'antica tribù indiana d'America che chiamava la Luna nuova di primavera rosa. Perché? Perché in concomitanza con la prima luna piena di primavera si vedevano nascere i primi muschi rosa. Da lì il termine rosa. Questo muschio rosa è una pianta principalmente diffusa in America che nasce proprio in primavera. In realtà questa luna rosa ha anche altri termini, per esempio si chiama luna del pesce, che non è affascinante quanto rosa. Questi due sono solo due dei tanti nomi che vengono dati alle diverse lune durante l'anno. Esiste anche la luna blu, ma effettivamente di colore vero c'è solo il rosso, che come abbiamo detto viene assunto quando c'è un'eclissi o al sorgere o al calare della luna. Ma
la luna è sempre la stessa. Bene, questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.